difficile non cadere nella banalità quando facciamo una presentazione di una partita come Verona-Lazio. Partita che potremmo dire importante, fondamentale, partita della svolta, insomma, molti termini scontati e iperutilizzati. Però veramente questa partita potrebbe essere la svolta per la Lazio. E non solo, l'abbiamo visto purtroppo tante volte, non solo questo campionato, ma nelle stagioni passate. La Lazio, quando ha una grande chance, come ce l'ha stasera contro il Verona, di solito fallisce. Quindi questa è una prova di maturità importante per la Lazio di Maurizio Sarri. Importante perché, ancora una volta, la Lazio non ci arriva proprio al massimo. Ci sono un paio di situazioni che vanno analizzate e vanno approfondite. C'è il problema, per esempio, Ciro Immobile, il numero 17 bomber della Lazio, non sta al massimo. Contro la Juventus in Coppa Italia ha fatto poco o niente, ma la Lazio ha bisogno di Ciro Immobile, anche perché nell'ultimo giorno Felipe Anderson non si è allenato e le ultime dicono che quasi sicuramente Felipe Anderson starà in panchina. Piccolo affaticamento, per carità, ci sta, le ha giocate tutte, è normale, e quindi la Lazio là davanti si affiderà a Ciro Immobile. E stasera Ciro è importantissimo perché la Lazio deve vincere questa partita. Deve vincere e ha bisogno del suo centravanti, soprattutto una giornata in cui Felipe Anderson non ci sarà. Anche perché il Verona non credo proverà a fare la partita. Il Verona starà dietro e proverà a ripartire in contropiede e quindi servono le qualità di Ciro Immobile. Serve anche Milinković-Savić che nelle ultime partite non ha brillato. E quindi ci sono tutti gli ingredienti per un tranello, per un'altra delusione fuori casa. Non ci dimentichiamo che lo scorso anno Verona-Lazio fu una delle peggiori partite della era Maurizio Sarri, un 4-1 catastrofico, un 4-1 dove la Lazio praticamente non fece niente se non il gol di Ciro Immobile a inizio secondo tempo, dove però le responsabilità del portiere furono evidenti. Ecco, quella fu l'unica occasione della Lazio che prese 4 gol. Qualcuno dirà: beh, non c'è Simeone questa volta nel Verona, che ce ne ha fatti tanti di gol. È vero, vediamo se troviamo un altro modo di perdere anche senza Simeone al Verona. Tanto per farvi capire l'importanza della partita di stasera, vediamo un attimo la classifica attuale della Serie A. La classifica vede il Napoli in fuga a 56 punti, poi c'è l'Inter a 43 grazie alla vittoria del derby. Terzo posto al momento c'è la Roma con 40 punti. Quarto posto, quindi l'ultimo per la Champions, c'è la Lazio con 38 punti. L'Atalanta che ha perso ne ha 38, il Milan che ha perso ieri nel derby ne ha 38. Capite bene che se la Lazio dovesse vincere questa partita, la Lazio va qua, 41 punti. Si diventa terzi, si supera di nuovo la Roma di un punto, ma soprattutto, secondo me, la cosa importantissima è che vai a 3 punti dalla quinta, che è l'Atalanta, e a 3 punti dal Milan, che è in grande difficoltà. E quindi capite che la vittoria sarebbe importantissima, non solo perché vai terzo, ma perché inizi a mettere un po' di punti di distacco dall'Atalanta. E poi attenzione, perché poi sabato c'è Lazio-Atalanta. Vinci oggi contro il Verona, vinci sabato contro l'Atalanta, mandi l'Atalanta a meno 6. E ragazzi, i punti iniziano a pesare, il distacco inizia a farsi sentire. L'Atalanta, come il Milan, non sta andando benissimo. È anche vero, qualcuno potrebbe dire che la Lazio, a parte un paio di partite, quest'anno non sta proprio andando molto bene. Però, insomma, metti 6 punti di differenza fra te e l'Atalanta e soprattutto fra te e il quinto posto, sarebbe tantissimo, sarebbe veramente importantissimo. Anche perché poi settimana prossima riniziano le competizioni europee e quindi ci sono energie che disperdi. Per questo queste due partite sono troppo importanti per la Lazio. Vincere contro Verona fuori casa non è un'impresa impossibile, non è neanche una passeggiata di salute, però è un obbligo se si vuole crescere, se si vuole andare in Champions. Abbiamo avuto tanti assist, questa volta non lo puoi veramente buttare nel cesso.
Per questo stasera sarà una partita fondamentale, sarà una partita troppo importante e purtroppo, come spesso è accaduto, quando la partita è importante la Lazio stecca. E questa sarà una grande prova di maturità di questa squadra che finora ha deluso nelle partite importanti. Questa volta non si può sbagliare se si vuole andare in Champions, perché gli assist fatti da Milan, Atalanta, eccetera, non saranno infiniti. A un certo punto queste squadre troveranno la retta via, a un certo punto queste squadre non ti faranno più regali e tu non potrai più sbagliare. È per questo che contro Verona, che ripeto è una squadra assolutamente abbordabile, la Lazio non si può permettere di sbagliare. Non si può giocare con insufficienza, non si può giocare male, giocare con paura. Mi aspetto una reazione da Milinkovic Savic, che nelle ultime due partite ha fatto malissimo. Mi aspetto segnali di progressi da Ciro Immobile e chissà. Vorrei anche vedere il gol dell'ex di Zaccagni, che è sicuramente uno dei giocatori più in forma del momento, ma è uno che è stato massacrato nelle ultime partite di falli e alla fine ha inciso poco sotto porta. Per cui speriamo che questa sera la Lazio giochi con la testa giusta, speriamo che la squadra sia carica, perché veramente oggi non si può sbagliare.